Sono maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. E benvenuti, incredibile, al secondo episodio di 4 chiacchiere in padella. Prima di tutto, però, vogliamo fare una piccolissima intro. Intanto, vi faccio notare. Guardate, questo sarà il nostro sfondo incredibile. E abbiamo anche rimpicciolito, insomma, cose. Guarda quanto è bello lo schermo. Deo. Abbiamo un sacco di news. Abbiamo lo schermo. Abbiamo uno sfondo incredibile. Abbiamo anche una musichetta senza copyright. Così almeno le possiamo mettere, queste musichette incredibili. Abbiamo un sottofondo simpatico e, non lo so, è goliardico. Ecco fatto. Poi, però, io prima di dire altre due cose vorrei raggiungere... Sus, dov'è Sus? Sus, dove sei? Sua maestà, sono qui sotto. Eccolo qua, Sus. Come va, Sus? Ciao a tutti, ragazzi, ragazze e tutti. Oggi Sus è agitato, però dobbiamo fare il nostro secondo video. Ci dobbiamo abituare a fare questi video. Comunque, piccole news e poi partirà la sigla e parliamo dell'argomento di oggi, che sono i Game Award. Nello specifico le nomine, non lo so, insomma, nomine, vero Sus? Insomma, chi vince gli award? Ecco, succhiato. No, Sus, basta dire succhiato. Comunque, quando faccio così ballo, che mi piace ballare a tempo di musica, mamma mia. Vai, Sus, introduci anche tu una nuova feature. Ok, sua maestà, quando mi vedete così da vicino, questa è una cosa che nel Godoverse andava fortissimo. Si chiama il primissimo piano, Sus. Avete visto che giochi di camera, followers? Mamma mia, quante news incredibili. Comunque, quando faccio così, io penso, quando metto la mia... Comunque, stiamo registrando questo video incredibile dopo aver finito i primi tre video che abbiamo, insomma, abbiamo pubblicato ieri, il teaser che ha fatto tipo 15 visual. Me coglioni, scusate, lo so, ma vi accontentate, tipo, cazzo, abbiamo appena iniziato e già 15 visual, è un miracolo. Però manco un mi piace un iscritto, quindi non so, magari il video è stato visto a cazzo, non lo so. Comunque, quindi dicevo, abbiamo registrato i primi tre video, dobbiamo mettere ancora quello di One Piece Red. Giusto, non abbiamo salutato. Saluta cameraman. Infatti, proprio cameraman. Bisogna salutare i cameraman che già lavorano senza essere pagati. E se non neanche lo salutiamo, si offende, vero cameraman? Non è inutile che fai così, cameraman. Tanto ti piace editare i video, basta. No, ci dissociamo. Dissociamento. Ecco, dissociamento. E niente, quindi dobbiamo ancora mettere quello di Red. E niente, gli altri video ci sono tutti e tre. Quindi, insomma, questo è il primo video che registriamo post quei tre video incredibili. Comunque. Fatto un acuto incredibile che si è sentito tutto lo stage. Comunque, allora noi ci prepariamo. Questo era il nostro sfondo. La musichetta ve l'abbiamo detta. Abbiamo detto qualche cazzata. Come intro penso ci può stare, vero Sus? Non possiamo fare tante cose perché altrimenti si rompono i coglioni. Ecco, bravo Sus che specifica. Comunque, adesso noi mettiamo la nostra incredibile pagina di Game Award e parleremo del tema di Game Award. Quindi adesso partirà la sigla incredibile e noi ci vediamo tra un istante. Quindi, wow! Eccoci qua. Avete visto la sigla? Ci piace la sigla. Io ho il cappellino da cuoco e cucino le pietanze per le quattro chiacchiere in padella. Sì, sono messa. Però non si allontani troppo che il cameraman non ci inquadra bene. Bisogna fare le carezzine su ogni tanto, altrimenti Sus si offendono. Comunque, lo so, vabbè, vogliamo dire subito sta cosa e poi basta. Vi promettiamo, basta dire cose e passiamo all'argomento. Avrete notato che non abbiamo i costumi. È vero, l'altra volta abbiamo stupito con un costume incredibile di Utah e Sus che, insomma... Sus Rufy, vero Sus? Sì. Pensavo volessi dire un'altra cazzata, invece non l'ha detto. Il problema qual è? È che purtroppo il cameraman oggi non si sente bene, quindi un cameraman ci abbiamo. Siamo in tre, ve lo ricordiamo. Uno, due, tre. Saluta cameraman di nuovo, perché magari se lo dimentico. Il cameraman fa tutto, edita i video, non è pagato, e ci fa pure i costumi. In Godoverse avevamo una troupe incredibile. Per adesso ci siamo in tre, quindi insomma, quando il cameraman ci riesce, di solito li fai, mica non vuole, vedi, sta dicendo di sì, c'ha voglia di fare i vestitini per i nostri incredibili programmi. Il problema però oggi non si sente bene, c'è un po' di febbre, quindi insomma, non dobbiamo affaticare il cameraman. Per questo registreremo più video possibile proprio oggi. Sei contento cameraman? Vero Sus? Mamma mia, lavora cameraman, altrimenti non ti paghiamo. In realtà non lo paghiamo uguale, comunque andiamo avanti, guarda. Damn! Scusate, ogni tanto esce il mio incredibile inglese incredibile. Guardate come ruotano queste statuine, come ruoto io.
E niente, come potete, vabbè, insomma, penso sappiate cosa sono i Game Awards, no? Ormai le tre, tra virgolette, dopo post-Covid, non conta più un cazzo, anche se prima le tre era importante, c'erano tutte le cose di videogiochi, c'erano tutte cose. E quindi ormai praticamente i Game Awards è diventata una delle cose più importanti da vedere a fine anno. Perché ci sono i premi incredibili e vengono riccate delle cose. E anche i giochi che non usciranno mai, cough cough Dragon Age, cough cough. Scusate, ogni tanto metto a ballare. Scusate. E quindi niente, vedete, ci sarà il... Non metterà mai a fuoco, incredibile, 8 dicembre. Infatti noi stiamo registrando questo video a fine... inizio dicembre. E sono i nomini, poi ne registreremo un altro quando saranno usciti i risultati, visto che indovineremo tutti i risultati, ragazzi. Comunque niente, taglio incredibile, vi facciamo vedere i nomini, che sono 31 nomini, con alcune aggiunte incredibili. Insomma, beh, ragazzi, noi abbiamo un'esperienza incredibile, vi facciamo un anticipo così. Io vi ricordo che nel Godoverse avete presente quel gioco incredibile che si chiamava Anthem, che a quanto pare qui è stata, insomma, una merda, insomma, un giocaccio, vero sus, è affloppato male. Nel Godoverse, pensate, grazie al nostro intervento incredibile, Anthem è stato un gioco incredibile, perché abbiamo messo quelle aggiunte che il pubblico voleva e Anthem è andato benissimo. Cough, cough, la gnocca, cough, cough. E grazie a voi il gioco è andato benissimo. Avete presente che ora in questo universo sto uscendo un gioco che si chiama Nick, tipo? Sus, spiega il gioco ai nostri follower. Avete presente il gioco mobile dove tu evochi tanta gnagna e sculettano mentre sparano? Cioè, l'avete presente? Ecco, quello. Esatto, nel Godoverse quel gioco è già uscito e grazie a noi l'abbiamo sponsorizzato, incredibile. Questo non è un placement, non ci paga nessuno, insomma, e è andato benissimo. E quindi vedete, lasciate fare a noi due, che grazie a noi i giochi andranno bene. Quindi niente, prepariamo i nomi e continuiamo, quindi. Ed eccoci qua. Allora, partiamo subito dal big one, il Game of the Year. Non si vede mai nella vita perché purtroppo non è che abbiamo uno schermo, tanto potremmo rimpicciolirle, però insomma è Game of the Year, vabbè, insomma, mica siete stupidi, lo sapete leggere. E abbiamo dei giochi incredibili, anche se è palese chi vincerà questa cosa. Comunque andiamo un attimo a vedere Xenoblade 3 Chronicle, incredibile, l'avete giocato? A noi no, però insomma dovrebbe essere andato bene come gioco, quindi insomma, però non vincerà mai Porello. Stray, ecco, Stray è un gioco incredibile, vero sus? È incredibile che un gioco su un gatto, mezzo indie, siamo di, vabbè, diciamolo, è andato così bene. Quindi Stray vincerà sicuramente altri award, ma questo no. Ecco, infatti, palesemente non vincerà il Game Award of the Year, però secondo me Stray potrebbe vincere parecchie cose, perché effettivamente è andato strabene questo gioco incredibile. Stavo per dare una testata alla camera, lasciate perdere. E poi abbiamo quello che io chiamo la pecora nera, proprio Horizon. Perché Horizon è la pecora nera? Perché questa cosa era già successa col primo Horizon, circa, vero sus? È sfortunato quel gioco. Perché povera Guerrilla Games, lei pubblica sempre i giochi quando ci sono altri gioconi incredibili quell'anno, e ogni volta perde. Quindi la nostra povera Lois, si chiamava Lois, questa bella ficca, vabbè, maggiorenne, non per i coglioni. Insomma, questa bella ragazza non vincerà mai Game Award di Game of the Year, questa. E non l'ha vinto neanche quando, nonostante il gioco sia, insomma, bello, vero? No, vabbè, no. Hai ragione, insomma, stai meglio il secondo. Sì, stava per dire che era meglio il primo. Ora il primo aveva, insomma, dopo un po', insomma, ti rompevi un po' le balle. Però, insomma, questo qui è, ci sono un sacco di feature nuove. Insomma, non è che ci vogliamo mettere a parlare di ogni videogioco. Attenti, questo video verrebbe 50 minuti, non siamo Sabacuno mai. Salutiamo Michele del deserto, vero sus? Ciao deserto. Ecco, bravo sus. Poi abbiamo, mi tengo, insomma, i big one per la fine. A Plague Tale Requiem, l'avete giocato? Noi no. Però, insomma, abbiamo letticchiato cose. E, insomma, non male, non male, non male. Però, insomma, ripeto, non è il nostro genere, ecco, diciamo. E adesso parliamo dei big one. Elden Ring e God of War Ragnarok. Damn, direi anche. Vero sus? Mamma. Vabbè, insomma, sta palese chi vinca. Beh, dai, diciamolo insieme. Intanto è scontato che il Game of the Year lo vincerà. 3, 2, 1, God of Ring. Insomma, sta Elden Ring vincerà. Ma come? Vincerà God of War Ragnarok, è palese. Insomma, sta, ci pensi bene, Elden Ring. Insomma, vincerà lui sicuramente. Ma, insomma, sì, vabbè, Elden Ring è incredibile. Ci sono un sacco di cose incredibili. Però God of War, vabbè, c'è Kratos. E c'è il Best Step Daddy. Vabbè, insomma. Dovevo usare un termine migliore su questa. Mannaggia Jesus. Comunque, allora andiamo su. Dimmi perché Elden Ring dovrebbe vincere su God of War. Vabbè, insomma, Elden Ring è importante perché è grande e c'ha tante cose come feature.
Vai un po' più nello specifico su questo. In Elden Ring c'è. Ah, beh, sì, effettivamente c'è una grafica non male. Però God of War Ragnarok c'è una grafica incredibile. Tutte le ambientazioni nordiche, insomma, su scontivo. Insomma, stavo provando a dire che Elden Ring c'ha. È vero, su dei moveset incredibili di armi. E ti puoi personalizzare il personaggio. E la storia non è male. Beh, forse hai ragione. Elden Ring. Però God of War Ragnarok, ragazzi, Insomma, sta mi faccia finire, io stavo dicendo che Elden Ring c'ha ranni. Vincerà Elden Ring sicuramente, ragazzi, non c'è partita. Cioè, ci ha provato, però Elden Ring stravincerà, non ci sono speranze. Mi dispiace, ragazzi. Mettete un secondo premio, ma primo Elden Ring, ragazzi. Mi dispiace. Sus, bravo che specifichi sempre la gnagna. C'è ranni, e c'è Fia, e c'è Malenia. Cioè, ragazzi, come fate a non votare questo gioco incredibile? Comunque, a parte gli scherzi, stavamo dicendo, il cavo mi ha avuto un collasso, scusate, quando pensa a Rani, birbanti di un camera, mannaggia te. E niente, quindi sì, insomma, a parte gli scherzi, è un gioco incredibile, Elden Ring è gigantesco, uno dei migliori giochi che la From abbia mai fatto, sembra quasi che tutti i giochi della From uniti insieme formino l'Elden Ring. Un giorno ci faremo un video di Elden Ring, pure su God of War Ragnarok. E niente, insomma, è abbastanza scontato che vinca Elden Ring, però accettiamo anche un God of War, però ha ragione, Rani, ragazzi, è Rani. Niente, taglio incredibile, torniamo alle altre nomi. Eccoci qua, dicevamo, questo è il secondo, Best Direction. Ecco, questo è interessante. Vabbè, se Game of War mettiamo che lo vincerà Elden Ring, speriamo che insomma qualche premio lo vinca anche God of War. Ricordiamo che la Best Direction ha a che fare anche con visione e innovazione. E per quanto assurdo sia, Stray è abbastanza originale come gioco. Immortali non l'abbiamo giocato, purtroppo, e poi abbiamo i soliti dire. Non lo so, innovazione... Vabbè, insomma, non lo so, bisognerebbe forse uno di loro due, potrebbe essere interessante, vero? Il gatto vince sicuramente qualche cosa, ma non lo sappiamo questo. Insomma, ragazzi, poi ovviamente noi non siamo che siamo critici videoludici, noi vi diciamo quello che pensiamo con affetto e compassione, che non vuol dire un cazzo, però lo diciamo lo stesso. Best Narrative, ecco, qui ci viene un po' da ridere perché God of War, che dici? Beh, anche il Denin c'ha la narrativa, ma devi capire, se non la capisci, non la capisci. Bravo, che specifica. Horizon, Immortali, mi ho sentito parlare bene questo gioco, non so se erano cazzate o no, però è interessante. E poi abbiamo A Plague Tale Requiem, che non l'abbiamo giocato, quindi lo so, ragazzi, sono sempre le stesse le nomine, quindi insomma è abbastanza criptico, però insomma narrativa, storytelling, forse God of War Ragnarok, perché Elden Ring insomma ovvio che ha una trama fichissima, però insomma, ma devi capire, insomma, ne capisci, segui le grazie e poi a un certo punto te ne vai off dai coglioni, insomma, no, ci dissocio. Horizon è un... insomma, forse God of War Ragnarok, che dici sus? Anch'io penso, ok. Prossima nomini. Best Art Direction. Allora, qui vi farà ridere parecchio. Io voglio premiare Scorn, vero sus? Beh, effettivamente Scorn è tanta roba, poi è un po' horror, beh, anche se il gameplay non è che... ci siamo un po' rotti i coglioni. Però ammettiamo che graficamente ci sta, secondo me. Beh, effettivamente sì. Outstanding Creative Technical Achievement. Io vorrei premiare Scorn per una volta, perché in per carità Elden Ring è sempre il solito discorso di mia, God of War pure, Horizon, insomma, noi non siamo fan delle macchine, in quel, insomma, però insomma ci sta, e Stray, vabbè, insomma, Stray è un gatto e ci sono dei robot in una città un po' così, insomma. Però io gli darei il premio a Scorn, qui, povero Scorn, anche se è apprezzato e non apprezzato, però Scorn, che dici? Sì, Scorn. Dai, Scorn, puoi farcela Scorn, come fai a non votare una cosa con una faccia simile, che non l'abbiamo finito Scorn, però insomma è molto attraente quella roba. Prossima nomina, Best Score and Music. Qui è dura, perché Elden Ring ha delle, insomma, delle boss fight con delle musiche incredibili, però anche God of War se la cavicchia. Poi che abbiamo di diverso? Xenoblade, vabbè, insomma, ci sta, però insomma, è Plague, ragazzi, su Plague non vi possiamo dire una sega, non l'abbiamo giocato, mannaggia. E Metal Hellsinger, al nome Metal, quindi ci sta la musica Metal, poi magari no, in realtà è musica classica, però non abbiamo giocato neanche quello, ragazzi, siamo low budget, ok, nel Godverse eravamo più ricchi, e i giochi sono usciti molto prima del Godverse, e alcuni non sono mai usciti, quindi non rompete le balle, ecco. Però sì, probabilmente uno di loro due anche qui, ragazzi, lo so, vinceranno un sacco di gol, poi magari Outstanding vince uno di loro due, però insomma, vero sus. Ho paura che qui Elden Cock vincerà, ecco, bravo Elden Cock. E niente, continuiamo, siamo a
5 su 31, verrà anche questo un video incredibile da 20 minuti, e il cameraman quanto si divertirà a editare ogni cavolo di nomi. Sei contento, cameraman? No, non fare segno che ti vuoi suicidare, sei ancora all'inizio della tua carriera da cameraman, anche se, insomma, con noi andrai, insomma, andrai a Dubai, palesemente, altro che il gatto e la volpe, lo scheletro e la pianta. E niente, taglio incredibile, continuiamo. Best audio designer, sentite come parlo bene in inglese, best in game audio and sound design. Oh, tra l'altro c'è The Call of Duty Modern Warfare 2. Sus, qual è l'ultimo Call of Duty che hai giocato? Io giocavo quelli della guerra, quelli vecchi, e poi Black Ops. Ve lo sapete. Guarda, come fate a non dire che Sus giocava Black Ops? Incredibile. Però, scusate, però qui io devo dare il premio a Gran Turismo, perché le macchine sono belle, il gioco è bello e i rumori delle macchine sono incredibili. Anzi, no, i rumori, i suoni, che poi pare brutto. Comunque, sembra di accendere una Lamborghini, vera? E una Ferrari. E tutte le macchine che ci stanno. Non ce le ricordiamo, però. E le macchine sono belle. Soprattutto quando ti porti una bella gnocca e guidi, cioè il massimo. Quindi io premerei Gran Turismo. Per carità, insomma, gli altri tutti i bei giochi. Beh, mi fa ridere Call of Duty, però. Gran Turismo, vero Sus? Prendiamo un po' sti giochi diversi. Lo capisco che vincono sempre gli stessi. Insomma, Gran Turismo anche per noi. Best performance, direi. Boy, vero Sus? Mamma mia, Boy. Ecco, vedi, avete sentito Sus quanto è bravo? Che poi Sus, vabbè, insomma, lasciamo perdere, volevo fare una battuta, però insomma, Boy, tutta la vita. Insomma, gli altri sicuramente sono bravi, insomma, c'è quella di God of War. Che questa, che cazzo faceva God of War? Sanni. No, è il bambino? Non lo so, questa la tagliamo, un film incredibile. Comunque sì, no, abbiamo avuto un problema tecnico. Comunque assolutamente il buon Christopher Judge. Perché da pure quella di Aloy, però, insomma, Boy Vincers. Boy, ecco, infatti. Andiamo a Games for Impact. No, Genshin Impact, quello arriverà dopo, quel mannaggia i giochi cinesi. Però Sus. Mannaggia Genshin Impact, che è divertente da giocare. Insomma, sta perché è comparso. No, volevo dire una cosa, però diciamo. Allora, Games for Impact, Pro Social Meaning or Message. E non ne abbiamo giocato manco uno, quindi qui purtroppo skippiamo incredibile. Abbiamo sentito qualcosa su questo Citizen Sleeper, però insomma non vogliamo fare gaffe incredibili, quindi qui questa la saltiamo proprio, perché insomma non, skip è incredibile. Parli della volpe. E eccolo qua, Genshin Impact, infatti, best ongoing games, cioè i giochi che continuano, insomma, da anni a continuare e non sono ancora finiti, perché insomma sono belli o sono brutti e la gente li gioca. Ma non c'è World of Warcraft? Ma è uscito da poco Dragonflight. Vediamo se almeno con la gnagna di Drago e il buon WoW si riprende, altrimenti da WoW diventerà WoW, perché insomma è una battuta del cazzo, scusate. Apex, non ci giochiamo da tipo 100.000 anni, però continua a vivere. Destiny 2, su cosa ne pensi di Destiny 2? Che era meglio il primo. Vabbè, insomma, però sì, insomma, forse ha ragione. Final Fantasy, da mo' che ci siamo fermati a giocare a Final Fantasy, eravamo molto più indietro con i numeri, però insomma, questo va molto forte. Quindi, Fortnite, ancora vivo Fortnite. Ma ancora vivo Fortnite, è incredibile. La gente non si annoia a giocare a Fortnite. E poi abbiamo il vincitore palese, che è Genshin Impact. Ragazzi, mi dispiace per quelli che pensano che possono vincere, però Final Fantasy, però ragazzi, Genshin Impact ha tutto. Ha un open world che dopo due stati ti sei un po' rotto i coglioni, però lo continui a giocare perché c'è la gnagna, c'è un content infinito, ragazzi, soprattutto il content alla fine del gioco, cof. Insomma, stanno in trolli. Hai ragione, Sus. Ricordiamo che Genshin Impact ha un content endgame incredibile, cioè è proprio una mariade di roba, non è che ha solo un abisso e puoi fare 36 stelle e poi ti rompi un pochino le balle, vero Sus? No, assolutamente non stiamo dicendo cose cattive, infatti. E poi c'è la gnagna, insomma. La gnagna è importante, ragazzi, inutile che ci girate. La gnagna in questi giochi inegaccia e tira. Se non c'è la gnagna, incredibile. E i giochi calano. Comunque vince la Genshin Impact palese. Quindi andiamo avanti. E eccoci qua. Best. Metti a fuoco camera, però. Best indie. Oh, ecco, qui vogliamo un attimo parlare. Perché Tunic è incredibile. Ricorda molto Zelda. E perché, insomma, assomiglia a Zelda. Però pure Genshin Impact un po' assomiglia a Zelda. Però Tunic è tantissima roba. Stray ne abbiamo parlato, insomma, ci sta. Sifu ci ha fatto cagare, scusate, ci ha fatto cagare. E dopo un po' che meni e invecchi, ti rompi i coglioni. Quindi Sifu ci ha un po' rotto i coglioni. Neon White, noi l'abbiamo giocato. E poi
il Chad Cult of the Lamb. Questo Cult of the Lamb è molto molto carino. E insomma, l'avrete giocato sicuramente, perché insomma era molto giocato ultimamente. E tu sei questa pecorella incredibile, un po' di satanismo che non fa mai male, ammazzi le persone, ammazzi cose. La pecorella potrebbe vincere, però nel cuore ci abbiamo Tunic, vero Sus? Tunic è bello, quando leggi quella roba e non ci capisci una sega e vorresti giocare, è incredibile. Scusate Sus che fa queste battute incredibili. Comunque sì, o Tunic o Cult of the Lamb. Però effettivamente Stray, però insomma, Stray speriamo vinca premi un pochino più, insomma, tra i primi, quelli che abbiamo insomma fatto prima. Però effettivamente sì, Stray, insomma, Stray, Tunic o Cult of the Lamb. Sifu, ci siamo capiti, e poi Neowine non l'abbiamo giocato, quindi ditecelo voi. Nei commenti, incredibile. E se non commentate, non commentate, che vi dobbiamo dire. Andiamo avanti! Riecco Genshin Impact, questo è Best Mobile Game, quello era Best Ongoing Game, quindi... mobile però, effettivamente Genshin Impact nasce come gioco mobile, però se lo riuscite a giocare sul telefono, complimenti, non ci siamo mai riusciti. Comunque, Tower of Fantasy, a.k.a. Genshin Impact 2.0, anche se effettivamente ha del content endgame, boss, insomma, Tower of Fantasy, attenzione. Poi abbiamo Marvel Snap, che ne abbiamo sentito parlare, però non l'abbiamo mai giocato, Diablo Immortal, ci siamo capiti, e poi Apex Legend, mobile. Allora, mi sa che se la giocano questi tre qui, eh? Che dici, Sus? Beh, guarda, forse, dato che ci piace vedere i film della Marvel, io direi Marvel Snap. Bravo, Sus, che prova a votare cose che forse vinceranno. Vabbè, io, insomma, abbiamo votato prima Genshin Impact, io direi di dare un favore a Tower of Fantasy, però vincerà Genshin Impact molto facilmente qui, insomma. Poi Apex magari potrebbe vincere, però, insomma, ci divertiamo noi a fare queste cose, perché sicuramente non ne indovineremo manco una. E niente, andiamo avanti. Sarà incredibile da montare, incredibile. Perché siamo ancora 12 su 31, quindi altri 20 minuti di video, incredibile. Siamo come insomma, i bravi ragazzi. Best community. Qui ci si diverte, perché le community di videogame sono incredibili. Perché o trovi quella dove sei, insomma, ti trovi a tuo agio, o trovi quella che ti blasta per qualsiasi cosa fai. Ed è incredibile. Nel brutto, insomma. Allora, abbiamo No Man's Sky. Incredibile. Sus, ci giochi a No Man's Sky? No. Ecco, appunto, no, infatti, No Man's Sky. Fortnite, Final Fantasy, Destiny Up. Io darei a Final Fantasy. Tu che dici, Sus? Dai, Final Fantasy. Sì, diciamo Final Fantasy, per carità, insomma. Avanti. Innovation in accessibility. Oh, attenzione, questo non è nuova? Non lo so. Software, technology, content, non ci abbiamo capito una sega. Però non li abbiamo giocati. C'è Monkey Island! Incredibile Monkey Island, attenzione. God of War, Last of Us, mamma mia, di Last of Us, non ne parliamo, e The Carry. Io questa la skipperei, su, per non dire cazzate. Skippiamole, quelle che non sappiamo, insomma, preferiamo skipparle per non dire cagate. Già troppe ne abbiamo dette, quindi quindi skip, andiamo avanti. Best the più indie. Oh, questo l'abbiamo giocato, è fichissimo. Vampire Survival, però è un gioco molto simpatico. Tanto non è italiano sto gioco, Sus. Lo mettiamo in editing perché non vogliamo dire cagate. Era italiano? No, mi pare di sì, forse. Insomma, salutiamo i produttori di Vampire Survival. Tunic l'abbiamo parlato, Stray l'abbiamo parlato. No, Norco. Mai sentito, e Neo White non l'abbiamo giocato. Questi tre, però, dato che abbiamo insomma parlato bene di loro due, vogliamo parlare bene di Vampire Survival. Quindi Vampire Survival. Anche io sono messo anch'io. E questa è una nomina nuova. Da quando si premiano insomma prodotti animosi e cartonosi? Allora, Uncharted, ma no. Sonic, il primo Sonic, dopo insomma, che hanno rifatto il design di quel povero Sonic che sembrava un po' abortito. Sonic 2, cioè, non è male. Cuphead Show è incredibile, però non lo possiamo vedere per un motivo molto semplice. Eh sì, perché questi infami fanno lo show e noi dobbiamo fare lo show. Quindi Cuphead Show, off dei coglioni. Qui è dura. Che dici, Sus? Vabbè, io vado su Arcane, su, dai. Allora io voto Cyberpunk Edge Runner. Comunque, se la battono loro due. Poi, per carità, però, insomma, loro due sicuramente. Però Arcane è tantissima roba. Vero, Sus? Già. Ho pianto talmente tanto che mi si è riempito il vasetto. E io, invece, ho visto Cyberpunk Edge Runner e non lo posso dire. Però loro due sicuramente. Siamo sfociati. Vero, Sus? Non mi ha sentito, Sus. Most Anticipated Game. Sus, cosa ne pensi del miglior gioco che deve uscire e la gente è in hype? Allora, io questa volta vado su... stavo per dire Starfield, però non mi piace lo spazio. Però, Sus, noi veniamo del Godoverse, in realtà sarebbe comico che, insomma... Godoverse, spazio, Starfield nello spazio... Vabbè, dai,
Allora io mi aspettavo però Skyrim, mannaggia. E vabbè, dai, Starfield. Vabbè, e io invece voto per Hogwarts Legacy, insomma. Bibidi Bobidi Bo, chi ti si incula tu? Final Fantasy, tanta roba. Resident Evil 4. Insomma, ci abbiamo giocato tanto all'inizio, insomma. The Legend of Zelda! Ecco, o Zelda o Final Fantasy. Qui facciamo una cosa un po' così. Per carità, non che questi due siano giochi di merda, però insomma. Questo qua. Andiamo avanti. Best Esports Game. Questo che cazzo è, scusate? Game. Non metterà mai a fuoco quello che c'è scritto qui. È quello dei tornei, tipo giochi che fanno con tornei, inclusive tournament, community, vabbè. Rocket League? Che dici, sus? LOL? Sì, vabbè, effettivamente League of Legends. Però qui, insomma, è una di quelle che, insomma, non siamo espertissimi, quindi andiamo avanti. Atlet, Best Sport, Anthony Judge. E non ne conosciamo manco uno. E che dici, sus? Chi ti sta simpatico di faccia? Allora, io direi... Nessuno, no, su, ti prego, su, di qualcuno ti facciamo, insomma. Il primo, quello, Jacob, ecco, Jacob. Allora, bravo Jacob, che sei fortissimo, Valorant, vincerai sicuramente, bravo tizio. Best Team, non li conosciamo, mannaggia. Vabbè, dai, votiamo gli asiatici, perché hanno battuto, insomma, il Giappone ha battuto la Germania, e bravi Giappi, però sus. Bravi Giappi, Olli e Benji, ecco, quindi votiamo... Che poi magari non sono neanche giapponesi, stiamo facendo una figura di merda clamorosa. Vabbè, insomma... Non erano, non so, giappi, vero? Vabbè, lo mettiamo in editing qui sopra. Forse sono coreani, sono i coreani, sono più bravi. Comunque quelli. Scusate, siamo un po' sfidati. Best Sport Coach. Ma chi li conosce questi? E andate via la voce. Sua maestà, io dico, che ne so. Non lo so. Vabbè, questi li saltiamo, non ce ne intendiamo. 30 su 31, ci siamo quasi. Best Sportive Event. Valorant, Valorant 2022, Season 2022, PC Master, League of Legends. Cioè, dobbiamo votare la Coppa? Credo di sì. O il torneo in sé. Evo è tanta roba. E... vabbè, a noi ci piace questa qui, insomma, sembra il sacro Graal. E Evo 2022? Insomma, questa non ce ne intendiamo, non siamo bravi. Comunque, 31 su 31, abbiamo finito! Oddio! È stato difficilissimo. Cioè, ci aspettavamo un video molto più corto e fino dopo più di 20 minuti pure questo video. Vabbè. Comunque, banda alle ciance, ciancia alle bande, vero sus. E cianciamo tutte ciance di bande. Ecco, bravo sus. Noi vi salutiamo, il vostro schermo vi saluto il cameraman sfinito che ci avrà tipo 38 di febbre, ma continua a registrare. Sus saluta. E ciao a tutti. Vi saluto con le mie non mani. Ecco, bravo sus, che saluto con le sue non mani. E niente, questo, noi ci vediamo nel prossimo episodio, terzo episodio di 4 Chiacchiere e Padella, che sarà sul tema del wrestling, oh yeah. E niente, quindi parleremo anche di me, come vedete stiamo tastando vari argomenti che ci interessano, per vedere quale va bene. Abbiamo fatto One Piece Red, che è insomma un anime movie, abbiamo fatto i videogames, e lo facciamo il wrestling, e poi faremo un film o una serie, oppure torneremo a parlare di anime, insomma, che insomma, qui vanno forti gli anime, tanto. Quindi il vostro schedo vi saluta, incredibile, sus vi saluta, camera vi saluta, l'ho già detto, lo ripeto perché rafforza i concetti. E niente, ci vediamo prossimamente, incredibile, sperando che i primi video siano andati bene e non una merda comunque. E niente, taglio incredibile, ci vediamo prossimamente, al prossimo video.